tutti ragazzi, qui è Visio. E qui è Manu. E l'hai messo rec? Certo. E ben ritrovati nel canale, ben ritrovati in un nuovissimo video, finalmente. Oh, raga, Manu, ultimamente stanno uscendo poche cose di quella che ci piacciono. Perché i vari animali, predatori. Le LOL, le cose non mi piacciono. Non ci piacciono. Oggi andremo ad aprire i Whoobies di Chicaboom, perché ovviamente, raga, noi la Marvel, poi a me mi piace tipo infinito. E quindi volevamo scoprire questa nuovissima collezione e andare a vedere, insomma, come è fatta. Allora, ma ci siamo speciali dentro. Allora, abbiamo preso due pacchettini, vi dobbiamo spiegare, fagli vedere, Manu. Cioè, ci sono questi due tipi di pacchetti che hanno lo stesso identico prezzo, se non sbaglio, 3,99. Però ci sono questi pacchetti che ho io più piccoli, dove ci sono due Whoobies, mentre invece ci sono questo qua di Emanuele, che c'è un Whoobies e una un carica, esatto, per poterli far roteare. Quindi Manu ce ne avrà uno di omino, io ce ne avrò due, però lui li può far roteare. Ecco perché mi ha detto via di questo. Ma prima di iniziare questo video, noi come al solito vi diamo a lasciare un grossissimo pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che sopra la destra di Manu, come sempre, vi lascio la playlist con tutti i video dell'edicola che abbiamo fatto fino ad oggi, ragazzi, ce ne sono infiniti per tutti i gusti. Manu, pronto? Andiamo ad aprire i nostri Whoobies Magnetic Power Collector. Io ho tutto il booster. Andiamo. Allora, raga, eccoci qua. Allora, vi faccio vedere innanzitutto la confezione, così per farvi capire quello che il vi stavamo spiegando prima. Allora, questo era quello con doppio pupazzo. Eccoli qua, collection sono 50, mano, tantissime. Ci sono tipo 14 super rari. Difficile farla tutta. Beh, l'abbiamo comprata a Bazzi. Magnetic Power, collect them all. Qui abbiamo Capitan America e l'Uomo Ragno. Poi ci dice flip, sbam, chica, boom. Qua dietro abbiamo, eccoli qua, vedi. Trova i 14 ultra rari. Questi sono belli difficili da trovare. Ci stanno quelli dorati, silver, mano, di tutto e di più. Oh, quaderno in dorato è tanta roba, eh. Eh sì. Ci dice che contiene due personaggi e due card. Ok, e a posto. Invece il pacchetto di Manu, eccolo qua, contiene il Turbo Booster. Quindi contiene una sola figure e un Turbo Booster, appunto, che serve Manu per farli rodeare tipo trottola. Tipo trottola, sì, esatto. E dice attacca. Come chiamano Beyblade quelle quando eravamo ragazzini? I Beyblade, sì, ma ci sono ancora. Allora, Manu, vedo di aprire il Turbo Booster. Vabbè, dai, apri il Turbo Booster. Dai, aprilo. Però c'è più possibile essere trame speciali. Ma no, però facciamo una cosa, se inizi tu così, cioè abbiamo tutti il Turbo Booster. Pronti? Vai, Manu. Vado, Non so nemmeno come che c'è dentro, quindi faccio piano. Tiro fuori prima il cartoncino. Per forza. Poi non so spoiler, se c'è sicuro. Non so se ci sta scritto quello che hai trovato. Non lo so, però qualcosa c'è qui. Direi. Allora, questo mettiamo da parte. Iniziamo questa a guardare tutte queste cose, ci stanno 10.000 allora, cose. Questa la nascondo così non vediamo chi è. Allora, abbiamo. Qui sono le istruzioni. Guardate, guardarle qua, non sì. Abbiamo questa tutta la checklist. Super checklist. Guarda qua, ce ne so, Hulk. Tantissimi. Hulk che speciale, bello. Capitan America. Guarda quello che dicevi tu, Spider-Man dorato. Bellissimo. Bello pure Venom, Carnage, c'è stato di tutto, mano. Manso. Tantissimi. Mo Alessandro si innamora e mi fa spendere 500.000 euro. Oh, ma questo qua? Che brilla il buio per caso, mano? No, non ci credo. Ma, possibile, perché tu vedi che c'è la sorta di aura. Guarda pure questo. Parecchi, Vision, questo poi è il mio. The Vision. Bello. Bellissimo. Quelli con l'aura forse brillano al buio. Potrebbe, vabbè, invece mi sa che gli altri sono tipo cromati? Sì, metallizzati. Sembrano metallizzati. Belli comunque. Va bene, va ma bene. Ma questi qui sono quelli che Marco ci ha mandato la foto, che ci stanno i blisterini che si illuminano per fare la collezione. Lo sai che non lo uno so. Uno vicino all'altro. Non lo so. Se sono quelli sono belli, Allora. Qua che ci abbiamo? Shooter, Spin, War, Chris Road. Allora. Partito americano. Allora. Crea un bersaglio. Poi dice, lancia il tuo Whoobies con i Turbo Booster. Disegna una pista. Vabbè, comunque qua ci fa vedere alcuni tipi di giochi che possiamo fare. Va bene. E niente, andiamo a vedere allora, che cosa abbiamo provato. C'è un'altra cosa prima. No. Allora, vedi quello un po', è il Turbo questo che cos'è? Booster. Questo sarà la checklist un'altra volta. No. Questo è Whoobies Magnetic Power Online. Ah, questo ci dice che si possono comprare promo anche codice online. Sì, questi qua, e c'è sta il codice promo. Da 5 euro, quindi buono. Okay, gira buono. Un po'. Guarda un po' bella l'arena. L'arena. C'è pure l'arena, sì. Arena bellissimo. Boom si chiama. Va bene. Vai Manu, allora okay. Iniziamo col Turbo Booster. Vediamo il Turbo Booster. Mi sa che fa attaccato. E tu staccalo. No, non sta attaccato. Eccolo allora, qua. Esattamente come i Beyblade. Sì, il Turbo Booster con la... C'ha questa per caricarlo, per farlo partire. Una sorta di catena. Poi vediamo chi c'è. Vai, vediamo un po'. La scheda prima. La scheda non paga più, ho trovato. Bello. È bello, sì.
Ma insomma, mi sembra Wolverine. Insomma. Potevamo far meglio. Potevamo fare molto meglio. Ok. Eccolo. Ah. Senti, ma di che materiale è? Metalloso? Sì. So. Tipo i pupazzetti quelli della botta fanno così. Ah, quindi questi stanno sempre in piedi. Sì. Ok, carino. E dove vanno? Qua. O così. Così. Ma sotto sopra? Non lo so, Manu. Non credo. Sì, sotto sopra. Ok, quindi vanno così. Con la testa in giù, in teoria. Potrebbero pure, magari quando partono, si rimettono dritti. Ok. Ah, è rotto. Allora, quindi. Vai, provo? Testa in giù. Vai, Manu. Bello! L'abbiamo messo al contrario, sicuro. Ok, ci siamo riusciti, sembra. Vai. Vado? Vai. Eccolo qua. Guarda okay. Come gira. Sì, sta a testa in su, mi sa, vero? Sì. È ritornato a testa in su. Sì. Sì, stava a testa in su. No, stava sì, a testa sì, in su. Sì, sì, ah, sì. Eccolo qua, perfetto. Quindi parte al contrario, però, però si rimette sotto. Ok, rimette vabbè, Manu, io vado a aprire, pronto. Vai. Allora, eccoci qua. Speriamo di far meglio, perché era un fist, Emanuele mio. Avevo brutto. Allora, vediamo un po'. Immagino che dentro ci sia la checklist come quella di prima, giusto? Sì, eccola qua. Manuele! Spawn! No! Abbiamo trovato roba. Iron Man e. Beh, questo è coso, è Star-Lord. Eccolo qua, Star-Lord. Ah, io male. Dai, dai, poteva andare peggio. Certo, Star-Lord poteva pure andare meglio, certo, però. La diciamo, questa è quella sta, di prima. Eppure questo mi sa che vuole quello di prima, vero Manu? Sì, sì, sempre sì, sempre c'è questa. Ok, allora andiamoli a vedere. Eccoli qua, Iron Man, tanta roba, e il nostro Star-Lord, come detto, dei Guardiani della Galassia. Figo, figo. Allora Manu, io peraltro prima, guardando allora, io un po' devo meglio dire, posso dire una cosa? Il Turbo Boost, Manu, mi sono accorto che qua c'è sta proprio segnato il segnino che ti dice proprio dove mettere la cosa. Però io... Guarda quanto è facile, se fai come dicono loro, no? Ecco qua, vedi Manu, guarda come entra tranquillo. Ah. Allora, che mi stavi a dire? Ti stavi a lamentare? Allora, mi stavo lamentando perché, se tu fagli vedere più da vicino, sì. Praticamente non sono stampati, ma c'hanno la stampa della figure sul celofan. Ma ascolta una cosa, Manu, ma tu dici che se togliamo il celofan... E non c'è più Iron Man. Se ne va più Iron Man. Sì. Davvero? Sì. Alessà. Sì, effettivamente sì. Questo l'hanno fatto meglio. Perché non è stampata la plastica, no. Ma c'è. Cioè non è stampato sopra, ma è la plastica sopra. È la plastica che c'ha il disegno. E okay. Questo mi dispiace tanto. Perché okay. Alla fine costano quasi 5 euro. 4 euro, 3,99. Comunque, senti, un tanto mi faccio fanciletta Iron Man. Vai, vai. Che mi piace. Un po'. Yeah, guarda Iron Man un po'. Gira pure meglio. Ma dai, più meno male. Allora, quindi Manu, facciamo un piccolo recap. Abbiamo trovato Iron Man, Star-Lord, Iron Fist, devo dire Iron Fist, insomma. Però Manu, guarda quanto sono carini tutti. Sì, vicini sono carini. Io penso quando ce ne dico un centinaio di questi, è uno spettacolo. Vabbè raga, quindi questi erano i Whoopies di Chickaboom. E dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Noi come al solito vi invitiamo ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like gigantissimo. Qui da Visio, dai Whoopies, quindi da Iron Man, Iron Fist, Star-Lord e dal nostro buon Manu, è davvero tutto. Noi vi mandiamo un grosso saluto. Ciao ciao, ciao, ciao.